Salve care amiche ed amici, qui ancora una volta il vostro Santen Chan. Mi devo abituare perché facevo lo stesso con il tablet economico che poi mi si è rotto, che avevo della Eurocase, che quando uno si filma con la camera frontale e tentato a guardare lo schermo. Invece, quando uno si filma con la camera di dietro, come per esempio quando mi filmavo con il vecchio Nokia Asha 302, che c'è solo una camera dietro, guardavo la camera. Invece così è più forte di me la tentazione di guardare lo schermo. Quindi ogni tanto guardo dalla parte contraria. Comunque, adesso faccio questo video. Peccato che non ho un reggino, un supporto per, il cellulare, perché mia madre per Natale, già anticipatamente, visto che poi il centro è pieno e trafficato di persone che vogliono andare a fare il regalo di Natale, già lo scorso venerdì, adesso stiamo a martedì, mi ha comprato molto generosamente questo bellissimo cellulare che all'inizio io avevo dei dubbi se comprarlo perché la batteria fissa non mi ispirava molta confidenza. Invece adesso vedo che è un bellissimo cellulare. Io volevo comprarmi il Samsung Galaxy Note 4 perché c'è batteria estraibile, al contrario del Note 5, ma veniva a costare troppo denaro. Allora c'erano delle alternative, ma era comprare non so l'S3, però non era l'S4. Avrei potuto comprare il Samsung Galaxy S4, però troppo vecchio. E poi il Note 3, perché il Note 4 costa troppo caro, ma magari si sarebbe trattato di una differenza minima. A livello di questo cellulare c'era solo il Note 2 di prezzo. Allora è così che mi hanno consigliato per il meglio e ho comprato questo Motorola Moto X seconda generazione, perché già la terza generazione sarebbe troppo cara. Adesso mi devo adattare a fare i video così perché vengono di maggiore risoluzione. Vorrei vedere quanto peserà questo archivio, perché mi sto registrando in Full HD con la camera davanti che registra a 2 megapixel circa, quindi verrà molto pesante il video. Avrei voluto filmarmi in questo video di prova con la camera di dietro del cellulare, quella che è di 13 13 megapixel, che registra a 9 e passa, non mi ricordo quanto, in Full HD. E invece a 13 megapixel in una relazione 4 a 3. Però devono venire dei video molto pesanti. Tanto poi gli do formato nel computer, gli levo peso. Non vendranno della stessa qualità. Inutile dire che non caricherò probabilmente forse 30 secondi di video in 4K perché ho una connessione di internet lenta e non me lo posso permettere. Comunque va detto che sono stato molto contento, sono molto contento di questo Motorola Moto X seconda generazione. Perché innanzitutto con mia sorpresa è venuto con una memoria di 32 gigabit e non 16. E poi perché già
Io non credo di averlo attualizzato. È venuto con il Lollipop 5.1, già di stock, di fabbrica. Quindi sono state due sorprese grate. Molti dicevano che avrebbe avuto una memoria scarsa questo cellulare perché non aveva la possibilità di avere una micro SD esterna. E invece non bisogna dire così. È un ottimo cellulare. Non ha scarsezza di memoria, almeno questo modello da 32 gigabit, che poi per l'usuario finale mi sembra che ho caricato qualche applicazione, cioè avendo io applicato qualche applicazione al cellulare, e mi sono rimaste grosso modo 20 gigabit da utilizzare in tutto. Quindi il sistema se ne mangia già 7 o 8 o 10. Però io adesso ho un po' di meno perché sto filmando, ma c'ho circa 20 gigabit libere. E poi un'altra cosa, non vi scordate che come anche per il Nokia Asha 302, che qua c'è la presa micro USB, che è una cosa da riscattare in questo cellulare che non ha il Moto X di seconda generazione, che c'ha lo spinotto per l'alimentazione a parte. Io ho rimpianto un cellulare che mi si è rotto, l'LG KP215, perché si alimentava attraverso l'USB dei dati. E quindi questo è buono che l'alimentazione sia a parte. Se ti si rompe l'USB, puoi continuare a alimentarlo. Invece questo cellulare purtroppo no. Però dicevo che questo cellulare semplice tu gli puoi caricare una memoria USB, per esempio un pendrive o una chiavina di memoria. Così anche questo cellulare, il Motorola Moto X seconda generazione, tu puoi veramente accedere a una memoria esterna con l'USB, quindi non è necessario la micro SD, perché tu puoi filmare in HD e poi mandare tutti i video nel pendrive o nella chiave USB di memoria. Vediamo, fare un taglio. Quello che temevo, 7 minuti e 48 secondi che ho girato appena adesso pesano la bellezza di 0,93-0,94 gigabit. Cioè, 7 minuti con questo a 3,2 megapixel e 640x480, forse meno di 100 o 200 megabit. 7 minuti, quasi 8, in alta risoluzione, quasi 1 gigabit. Adesso dagli a togliergli peso, e forse anche a scendere di formato. Che dire, ho fatto dei video in questi giorni, uno a settimana, e li hanno visti in molti. Forse sarà il caso anche di questo. Faccio questo video per salutarvi tutte e tutti e dirvi che ho approfittato del fatto che con il Motorola Moto X seconda generazione finalmente posso caricare i miei video in Instagram. L'unico difetto della filmatrice di Instagram è che devi tenere premuto il bottone e poi che non si può mettere in pausa. A meno che uno non editi dei video che ha, li tagli e poi li metta insieme. Devo studiare questo, se c'è un'applicazione per combinare dei video insieme. Però, beh, come dire, non so se sarà il mio ultimo video in alta definizione nativa, perché io ho caricato dei video in alta definizione, ma fatti con il Nokia Asha 302
con il Galaxy Young 5360 e con una filmatrice che adesso non ho, se no ve la facevo vedere, un Everio della serie SZ MS 130B uscita nel 2010 che filma a 720x480 ma che vengono dei bei bordi neri quando si edita in formato Full HD perché filma in 720x480 la filmatrice Verio e poi non riesce a riempire tutto lo spazio del Full HD. Però adesso muoio dalla voglia di vedere come riesco a editare questi video col computer. Questo è stato un video di prova per vedere come si filma con la filmatrice frontale. Poi magari filmerò in Full HD 9, passa di megabit megapixel con la camera di dietro e vedrò perché forse dovrò filmare con la camera di dietro in formato standard, ossia 4 su 3, 4 terzi in 13 megapixel perché mi sembra che filma in Full HD però in 9 passa perché sennò vengono pesantissimi i video. Invece in 4K non credo registrerò mai nulla, niente per YouTube. Beh, vi lascio perché già sono passati altri 4 minuti e mezzo e sennò diventa troppo pesante. Volevo parlare di tante altre cose, ma mi accontento di fare un video di prova. E vi ringrazio di seguirmi. Al più presto continuerò a mandare video in YouTube. Poi voglio vedere, adesso lo edito al computer, lo pubblico dal computer da scrittorio, ma voglio vedere se video pesanti è più facile pubblicarli direttamente wifi dal cellulare. Magari è più veloce il cellulare, solo che magari si scaricherà molto la batteria. E io non voglio fare troppe ricariche, voglio che duri molto il cellulare. Beh, al più presto, ciao dal vostro amico Sant'Egian. E a presto. Ciao.